Benvenuti a tutti. A seguito del grande successo del nostro video sui saponi sugli shampoo solidi, ne avevamo provati 15 e avevamo decretato quali erano i migliori di questi 15. Abbiamo visto che un sacco di ditte si sono messe a produrre saponi solidi, shampoo solidi, e quindi abbiamo deciso di fare un encore, cioè un altro video dove facciamo vedere altri shampoo solidi che non avevamo ancora provato. Li proviamo per voi, speriamo che non duri un anno come il primo. E comunque, riapitolando un po', perché non aveste visto il primo, gli shampoo solidi, diciamo, sono un'alternativa più sostenibile agli shampoo liquidi, un po' perché per produrli ci vuole meno acqua, perché sono solidi, vengano come questo inscatolati in scatoline di cartone e quindi non si usa la plastica. Anche come stoccaggio e trasporto sicuramente prendono molto meno spazio perché sono concentrati. Poi sono più pratici anche per portarseli in giro, anche se ora non si può prendere, cioè non si prende spesso l'aereo, però insomma rispetto a un sapone liquido che può aprirsi e andare da tutte le parti e che va messo per forza in stiva, insomma, non sto a dire, è più pratico. E quindi facciamo questo encore. Iniziamo con questo shampoo solido della BioArt, si chiama Conscio Rock da Conscious Lifestyle, shampoo purificante. Allora, questo dice: shampoo pratico e sostenibile, idoneo all'uso quotidiano, formulato con tensioattivi vegetali facilmente biodegradabili, arricchito con oli essenziali di arancio e bergamotto ed altri ingredienti e da agricoltura biologica. Naturalmente colorato con curcuma, può subire viraggi o perdita colore implicita alla naturalità del prodotto che non ne inficiano la qualità finale. Perché tra l'altro questi shampoo solidi vengono prodotti spesso da aziende che utilizzano diciamo cose naturali. Ora non siamo esperti, però insomma, infatti magari fanno un pochino meno schiuma di shampoo un pochino più sintetici. Comunque andiamo a vedere, questo dice foglie d'arancia e bergamotto, dovrebbe essere uno shampoo purificante, quindi uno shampoo adatto ai capelli grassi come sono i miei. È giallo, è piccino, non vi ho detto quanto costa. Questo pesa 50 grammi e costa sui 10 euro, quindi non proprio economicissimo, ma neanche tra i più costosi. Comunque abbiamo visto che più o meno costano più o meno tutti uguali, durano più o meno tutti uguali, ma insomma, ha un bel colore arancio, eh sì, è giallo, che dico, e un odore sì, abbastanza agrumato, ma tenue, e quindi andiamo a provarlo e poi vedremo alla fine. Eccoci di ritorno dalla prova del Conscio Rock. È durato più o meno 2 settimane. Per chi non ci ha già visto l'altro video, noi diciamo lo utilizziamo tutti i giorni, cioè sì, l'abbiamo utilizzato tutti i giorni più o meno in 2 persone e ci è piaciuto tanto, ci è piaciuto molto. Ha questo profumo fresco e pungente insieme di agrumi che vabbè non è proprio il mio preferito, ma soprattutto si scioglie bene e quindi dà soddisfazione. Ne basta all'inizio, ne basta veramente poco perché sciogliendosi con poche passate fa una bella schiuma morbida che quindi diciamo dà la sensazione di pulire bene tutta la testa. E poi è veramente, qui c'è scritto shampoo purificante, posso garantire che è veramente purificante, anzi forse addirittura dopo aver fatto lo shampoo mi sentivo la pelle addirittura un po' secchini. Però vabbè, chiaramente poi uno dopo smette il balsamo, insomma, chiaramente. Però non è uno shampoo per chi ha capelli secchi, ecco, però fate uno shampoo per chi ha capelli come me, grassi, e appunto fa quello che dice, è uno shampoo purificante. Per cui veramente ci è piaciuto veramente tanto. Questo probabilmente entrerà nella nostra
super classifica degli shampoo solidi migliori. Adesso andiamo a provare questo Less Plastic More Beauty, che è, anche se non c'è scritto, è prodotto da sapone di un tempo. Questo qui c'è un sacco di cose dentro, è anche questo specificatamente fatto per chi ha i capelli grassi, perché o noi abbiamo capelli grassi, sicché alla fine si compra questi qua. C'è scritto che è arricchito con un complesso attivo ad elevato contenuto di saponine naturali, lo Shikakai dell'India, che non so cosa sia, boh. Il dattero del deserto dell'Africa e la gipsofila del Mediterraneo, sarà un'alga, boh. E poi ci sono i sali del Mar Morto e l'argilla verde per ristabilire il corretto equilibrio idrolipidico dei capelli e della cute e profumo fresco e leggero di zenzero. Quindi, boh, sembra, anche se la scatola è un po' anonima, invece sembrerebbe che ci sia dentro un sacco di cose. Vediamo un po'. La scatola è bianca e grigia perché il sapone effettivamente è grigio, come tutti i saponi dove c'è anche l'argilla. L'odore è molto tenue e speriamo bene, perché in realtà i saponi con l'argilla in passato non ci sono sembrati particolarmente scioglievoli, perché poi il problema di questi saponi solidi qual è? Che quando cominci e ci vuole un quarto d'ora per far venire un po' di schiuma, less plastic, more beauty, ma dopo non... Fine, uno riesce a lavarsi i capelli in armonia, diciamo. Però andiamo a vedere questo come va. E come volevasi dimostrare, questo shampoo all'argilla non è un granché. Un po' come avevo già detto, non si scioglie tanto, non fa tanta schiuma, per cui diventa faticoso poi lavarsi i capelli. Infatti è durato quasi 3 settimane. Perché poi uno dopo un po' che sta lì a grattare non ne vuole più. C'è da dire che, come avete notato, mi sono tagliata i capelli, che con i capelli corti va meglio perché c'è meno superficie, diciamo, da insaponare. Con i capelli lunghi veniva proprio il latte ai ginocchi. Comunque costava 8 euro per 50 grammi, quindi neanche tanto, neanche poi così economico. Comunque questo sinceramente lo scarterei proprio a più pari, e anzi forse dovrei ricordarmi che quelli all'argilla proprio di non comprarli. Quindi passiamo al prossimo. Il prossimo è lo shampoo solido ristrutturante con estratto di castagna e olio di ricino di Green Natural, che ha anche questa confezione molto molto così. Questo invece costa 9 euro per 55 grammi, quindi un po' più o meno costano uguali praticamente. Qui dice: lo shampoo solido ristrutturante deterge delicatamente i capelli rispettando l'ambiente in quanto riduce il consumo di acqua e la produzione dei cosmetici, per la produzione dei cosmetici, cosa che succede per tutti gli shampoo solidi, arricchito con estratto di castagna e olio di ricino, che aiutano a mantenere la naturale elasticità dei capelli, del capello. Quindi in realtà questo non è uno shampoo per capelli grassi, ma è uno shampoo ristrutturante, quindi boh. Ah, qui dice addirittura 45 lavaggi e inumidire lo shampoo, lasciare asciugare lo shampoo. Ah, ok, sì. Niente. Ah, dice: i nostri cosmetici sono concentrati e ricchi di ingredienti biologici. Ah, ecco, ideale per capelli stressati e che si spezzano. Quindi ecco, probabilmente non sarà proprio uno shampoo per i miei capelli grassi. Ha un odore dolce. C'ha questa plastichina che però da qualche parte sicuramente c'è scritto che si può... Ah no, il film è di plastica, però film in plastica biodegradabile, quindi può darsi che magari si possa mettere anche nel coso, nell'umido. Vediamo un po'. C'ha questo colore rosino, sembra quasi una caramella, quelle caramelle proprio di questo colore, se hanno questa consistenza. In effetti c'è un odore, sembrava più dolce prima, un odore fresco e fruttato.
andiamo a provarlo. Eccoci di ritorno. A onor di cronaca devo dire che l'altro shampoo, quello all'argilla Less Plastic More Beauty, non è durato 3 settimane come mi sembrava, perché era veramente lento da utilizzare, ma è durato un paio di settimane anche quello, per cui non dava soddisfazione, ma si è consumato comunque. Questo qui, anche questo è durato un paio di settimane. C'è da dire questo ci è piaciuto da un punto di vista della texture, molto, sì, c'è una buona scioglievolezza, ne basta poco perché magari uno, perché si scioglie appunto molto molto, e quindi magari uno pensa di mettersene tanto, alla fine magari ce n'è anche troppo. Promettevano 45 lavaggi, infatti noi ci è durato un paio di settimane, diciamo sui 30 lavaggi, quindi ci è durato meno di quello che dicevano. Però secondo me un po' è perché magari appunto ne abbiamo utilizzato un po' troppo, e un po' anche perché potete andare a recuperare un nostro video su i portasaponi solidi, in cui facciamo vedere il portasapone che utilizziamo adesso, che è praticamente una tavoletta fatta con un'alga che dovrebbe essere porosa, però non essendo il classico barattolino di vetro chiuso, è un po' troppo esposta probabilmente all'umidità e anche all'acqua che cade dalla doccia, anche se non è proprio sotto la doccia. Quindi secondo me un po' è anche per quello che ci stanno durando un pochino meno. Per cui insomma prendetene un po' con le pinze, più o meno abbiamo visto che la durata è sempre di un paio di settimane a noi, lavandosi in due più o meno tutti i giorni. Comunque questo shampoo qui ci è piaciuto come appunto facilità d'utilizzo, però devo dire che, ma questo l'avevo già anticipato, questo qui è ristrutturante, non è per capelli grassi, e infatti non ho riscontrato una grande purificazione, diciamo. Cioè, con questo magari il giorno dopo arrivavo già a capelli un po' sporchi, però chiaro, questo dipende dal tipo di capelli che uno ha. Però, nonostante tutto, nonostante questo, un buon shampoo solido. Adesso vi presentiamo questo. Questo è uno shampoo Tukiki, di cui abbiamo già parlato nel primo video degli shampoo solidi. Però questo è un tipo diverso. Questo è shampoo solido avena e fico d'India per tutti i tipi di capelli, per cui anche questo non mi aspetto grandi dosi di pulizia. È una bella scatolina carina. Vediamo cosa dice: variazione di peso, vabbè, non ingerire, tenere fuori la porta. Questo c'ha addirittura il lotto scritto a penna, è il lotto 9521, però insomma il fatto che lo scrivano a penna mi fa l'idea che non sia un'azienda molto grande. Vediamo com'è dentro. Dentro non ha un grande odore, si presenta subito così, perché giustamente gli shampoo solidi hanno anche un imballaggio piuttosto contenuto, perché poi alla fine è quello che è il bello. Questo, ma sì, me lo ricordo, sta ben nel palmo della mano. Oppure così, quindi dovrebbe essere di facile utilizzo. Al tatto sembra anche abbastanza scioglievole, però questo lo vedremo poi. Costa 7 euro, non ha un grande odore. Costa 7 euro per 60 grammi, per cui diciamo che è abbastanza economico. Quindi niente, andiamo a provarlo. Dunque, il Tukiki non ci ha impressionato particolarmente. In realtà c'ha una buona scioglievolezza e c'ha una forma che si prende bene in mano, cioè sì, la parte diciamo tonda si incastra bene nell'incavo della mano e si riesce veramente a usarlo con molta facilità. Però sarà anche perché è uno shampoo per tutti i tipi di capelli, non ci è sembrato che pulisse particolarmente. Per cui, insomma, anche se si usava bene, si scioglieva bene, non c'è garbato un granché. Comunque è durato anche questo un paio di settimane. Poi c'è da dire che questa cosa è spesso questi
questi saponi solidi hanno questa particolarità. In realtà non i saponi solidi, a volte succede in queste cose un po' più di nicchia di trovare queste sovraccopertine. Qui praticamente hanno coperto che era 65 grammi, perché in realtà è 60 grammi, questa è una curiosità, vabbè. Dunque passiamo al prossimo, questo è un altro Conscious Rock, è uno shampoo delicato, vaniglia e avena, abbiamo già visto il Conscious Rock, per cui non sto a rileggere cosa diano, costa 10 euro per 50 grammi, sicché insomma un pochino più di BioArt, un pochino più del, diciamo, un po' meno economico, però ci è piaciuto parecchio. Questo c'è un buon profumo, cosa ho detto che era? Vaniglia, ecco, vaniglia, infatti mi sembra, c'è proprio un odore intenso di vaniglia, non so voi, ma io la vaniglia starei a usarla in continuazione, come quei cerotti che uno li mette per evitare di ingrassare. Comunque c'ha un colore marroncino, già si sente a toccarlo che sarà scioglievole, ormai siamo diventati, come dire, esperti. Andiamo a vedere se ci piace. Dunque, questo Conscious Rock è durato quasi 3 settimane, per cui molto durevole. In effetti, via via che si consumava, faceva sempre una buona schiuma, bella morbida, però insomma sembrava parecchio, come dire, pressato, quindi parecchio denso, e quindi si consumava piano piano a questo punto. Emanava un buon odore di vaniglia, soprattutto da asciutto, però pervadeva quasi tutto il bagno, si entrava in bagno, sentiva questo buon odore. Però diciamo poi è andato un po' a scemare, diciamo, quando era piuttosto, insomma, sempre ancora non troppo consumato, via. Però ecco, da un punto di vista, quindi, di soddisfazione, di schiuma eccetera, sì, è stato buono anche come quell'altro, comunque Conscious Rock ci è piaciuto. Però a livello di pulizia effettivamente shampoo delicato non ci sembra che abbia avuto un grande effetto pulente, via, sempre per capelli, appunto, che come noi ci sono capelli grassi, magari per chi ha capelli normali o delicati o appunto secchi, magari uno shampoo così può fare il gioco. E qui insomma a livello di piacevolezza di shampoo ci è piaciuto, però insomma non si riprenderebbe per la questione della pulizia. Vediamone un altro, questo è Douce Nature Flow de Shampooing. Questo è uno shampoo francese, è talmente francese che non c'è neanche la scritta in italiano. Vediamo, gli ingredienti sono in francese, inglese e spagnolo, però siamo riusciti, è anche in olandese e tedesco, ma non in italiano. Comunque siamo riusciti a capire più o meno cos'è, è un eco shampoo senza solfati. Dunque dice che è fatto quindi senza acqua chiaramente, e con un packaging non tanto plasticoso, cioè è sempre plastica, però è plastica da materia attiva, cioè quindi probabilmente è fatto con plastica organica, però sembra vada sempre buttato nella plastica, anche se questo ancora, vabbè, lasciamo perdere. È 85 grammi e costa sui 7 euro, per cui insomma piuttosto economico rispetto agli altri. E vediamo un po', qui praticamente siamo riusciti a capire che è fatto con burro di karité e argilla verde. Ora l'argilla, abbiamo imparato a capire che quelli fatti con l'argilla non fanno tanta schiuma, sicché sono un po' faticosi da utilizzare, sono un po' non ci piacciono tanto. Comunque questo è fatto, è per cheveux grassi, per capelli grassi, per cui in effetti sembra che l'argilla venga usata spesso per i capelli grassi. Apro la confezione, essendo una confezione così di plastica, scria si butta anche via. Un odore intenso, sembrerebbe di menta,
Non l'avevo letta questa, probabilmente gli ingredienti. Profumo. Vabbè, comunque sa di menta. Quindi un buon profumo di menta, sembrerebbe appunto la menta rinfresca. C'ha questa forma molto particolare che appunto dovrebbe essere facilmente prendibile, anche effettivamente fatta a fiorellino, per cui si prende bene. Anche se secondo me quelli fatti, come dire, con un lato stondato si prendono meglio, comunque questo uno lo prende così. E c'ha questo foro per forse appenderlo a qualcosa volendo, magari anche con un filo, come a volte si è visto che a volte ce l'hanno anche di suo i fili per tenerli appesi, perché sappiamo che è meglio se l'acqua la scolano e si seccano invece che rimanere a bagno nell'acqua che si consumano prima. Comunque andiamo a provarlo. Dunque, questo shampoo è durato parecchio, in effetti sembrava una bella saponettona. È durato 3 settimane circa. E, come si sentiva, aveva un buon odore persistente di menta. Inizialmente non faceva tantissima schiuma, però poi alla fine l'ha fatta, quindi diciamo. Non schiuma subito, ma dopo un po' fa una bella schiuma comunque morbida. Diciamo che ha una forma simpatica, perché avendo questa forma fatta un po' a esagono, insomma a fiore, si prende bene. E poi questo fiore aveva dei, come dire, de delle rotondità da tutte e due le parti che facevano un buon massaggio al cuoio capelluto, cosa, e poi anche unitamente a questo buco nel mezzo faceva sì che effettivamente l'attrito dei capelli producesse abbastanza schiuma, insomma. Finché è stato non troppo sottile, siamo riusciti a riporlo in verticale. Cosa che ha favorito, diciamo, lo sgrondare dell'acqua e probabilmente lo ha mantenuto, diciamo, intatto per durare così a lungo. Oppure uno poteva metterci uno spago e appenderlo da qualche parte. Nel complesso mi è sembrato comunque un buono shampoo. Ha pulito, ha un buon potere pulente, fa in effetti per capelli grassi era. E soprattutto appunto è durato tantissimo e niente, a me è piaciuto questo, anche se magari non aveva niente di particolarmente eccesso, sembrava una saponettona, però ecco, finché non è stato fine in questa maniera non si è nemmeno spaccato, perché spesso questi shampoo, diciamo bassi e estesi, ma ampi, magari tondeggianti, a un certo punto si rompono. E quando si rompono, dopo uno se li dà peggio. Invece questo, nonostante fosse fine fine e comunque il buco nel mezzo si allargasse, non si è rotto fino alla fine, praticamente, fino a 3 settimane. Quindi, insomma, secondo me è un buono shampoo. Quindi passiamo a un altro. Questo è lo shampoo acqua purificante di Anarchia Bio. Non so se riuscite a vedere la scritta, è un po' strana, è un modo di scrivere shampoo in una lingua che non conosco, anche perché è fatto in Italia, è distribuito in Italia, per cui è l'altra lingua, diciamo, sul pacchetto è inglese, per cui non so bene, boh, forse è distribuito a Bari, forse in barese shampoo si scrive con la J, non lo so, comunque è purificante. Fatta a mano, c'è questa signorina bellina, insomma il pacchetto è carino. E poi c'è scritto un sacco di cose, c'è scritto un sacco di cose, c'è scritto linea tribe o tribe con burro, argille e erbe ayurvediche, quindi accidenti, erbe ayurvediche. E qui dietro c'è scritto sia in inglese che in italiano che sì. Bagna il panetto, poi si strofina uniformemente, delicatamente sulla cute ben bagnata. Esegui un buon massaggio con i polpastrelli sulla cute per favorire l'azione del prodotto e lo sviluppo della schiumetta. Schiumetta, mi sa di tanta schiuma comunque.
risciacquo abbondantemente, puoi anche massaggiare il panetto tra le mani e applicare la schiuma direttamente sulla cute bagnata. Poi c'è l'inci, che c'è da tutte le parti, però di solito si chiama ingrediente, non si chiama inci. Poi vabbè c'è. Ah, e poi e cosa c'è dentro? Burro di cacao e succo di aloe. I tensioattivi di origine vegetale uniti al burro di cacao e succo d'aloe garantiscono un'efficace azione lavante, ma rispettosa del cuoio capelluto, coccolato dalle proprietà lenitive, emollienti ed equilibranti della malva, dell'olio di cocco e del pantenolo. Il sidr e l'arita, che devono essere le erbe ayurvediche, ricche di saponine vegetali, supportano l'azione dei tensioattivi di origine vegetale, mentre lo shikakai offre un'azione sebo equilibrante. Il gassoul, l'argilla verde, rimineralizzano ed equilibrano. Attenzione, c'è argilla anche qui dentro, quindi molta attenzione. Forse anche qui c'è dell'argilla. Mi sembrava che anche qua ci fosse l'argilla. L'olio essenziale, di arancia dolce ha un'azione calmante e tonificante, mentre l'olio essenziale di Kajeput concorre alla riattivazione delle microcircolazioni del cuoio capelluto. L'olio essenziale di menta ha un'efficace azione antinfiammatoria. Cute purificata, capelli morbidi e leggeri. Insomma, io mi aspetto grandi cose da questo shampoo solido che è costato quasi circa 9 euro, diciamo. Ecco. Allora, il colore è del verde argilla verde che, come sappiamo, di solito non è un granché, però al tatto sembra abbastanza, si sciolga già abbastanza, quindi possiamo avere, delle buone aspettative. Nonostante ci siano 20.000 oli essenziali, non ha, un grande odore e il pacchetto è molto bellino, sembra appunto. Addirittura senza, sembra nemmeno incollato, sembra una scatolina fatta così col cartone praticamente a mano. E vi dico anche quanto pesa, no, non ve lo dico. Ah, pesa 55 grammi, quindi più o meno un sapone solido di quelli un po' standard. E vediamo come va. Dunque, questo qui è durato un paio di settimane. Cioè, è piaciuto abbastanza, ha una buona scioglievolezza, fa una schiuma molto, molto liscia, molto morbida. Il fatto che sia liscia, fa sì che comunque si sparga bene e quindi è una buona qualità questa, perché a volte anche se fanno tanta schiuma, ma diciamo, la schiuma rimane un po' in un punto, può causarne tanto, invece queste schiume così, insomma, meglio da dire liscia, ma insomma, si sparge bene. Però appunto, si è consumato abbastanza in fretta, no, via 2 settimane. Si poteva mettere anche questo come precedente in piedi, perché è appunto fatto a tondo. Però proprio perché l'altro, se vi ricordate, quello precedente fatto a fiore rimaneva in piedi perché era piuttosto stabile. Questo qui, quando ha cominciato a consumarsi un po', a diventare un po' più stretto, non stava più in piedi, quindi cadeva e quindi c'è il beneficio di farlo scolare e si perdeva. Poi, a un certo punto, quando diventano un po' troppo fini questi saponi, tendono a spaccarsi. Ecco, anche questo a un certo punto si è spaccato in tanti pezzi, funziona lo stesso, ma un po' meno, un po' peggio, via, si fa più fatica poi a far venire fuori la schiuma. Non so se è perché è spaccato, perché magari quando arrivano, cioè magari la parte superficiale si scioglie meglio che la parte più densa, magari al centro, perché magari è più schiacciata, non lo so, queste sono proprio. Però diciamo l'impressione è quella. Comunque, insomma, tendenzialmente ci è piaciuto. Poi insomma questo packaging era molto molto bellino. Passiamo al prossimo shampoo solido Lamazuna. Noi abbiamo già provato diversi shampoo Lamazuna, ma questa volta Lamazuna ha proprio cambiato
formato, ha cambiato il packaging. Se vi ricordate, insomma, se avete visto altri nostri video, noi avevamo anche il portasapone solido di Lamazuna, che era fatto apposta per il loro formato, diciamo, fatto a panetto in questa maniera. Questo invece sembrerebbe, ecco, infatti è tondo, tondo, un po' come quello che abbiamo appena visto. C'ha un odore penetrante, c'ha queste cose, questi fiorellini in rilievo che forse faranno attrito e quindi faranno sciogliere di più questa parte dello shampoo. Ha un colore un po', insomma, un po' un grigino, un po' un beigiolino. E anche questo, come vedete, sta in piedi, però cosa succede? A un certo punto sarà troppo stretto e in piedi non sarà più. Quindi sinceramente quello fatto a fiore che avevamo visto prima mi piaceva di più. Però appunto, alla fine, essendo un cerchio, finché è così, soltanto soltanto una minima parte tocca, diciamo, il supporto, e quindi, per il resto si asciuga e si conserva meglio. Vediamo cosa c'è scritto. È uno shampoo solido per i capelli grassi al gasoil. Oli, agli oli essenziali di cipresso e bergamotto biologici. Qui dice più 25% di prodotto allo stesso prezzo, perché in effetti costa su 10 euro, che è il costo degli altri tutti gli altri shampoo, però questo è 70 ml, fatto in Francia. Qui dice che non utilizzano acqua, ma utilizzano ingredienti per solidificare lo shampoo: acido steario e acido palmitico. Ma dall'Amazzonia questi due acidi grassi, dai nomi scientifici un po' selvaggi, sono estratti al 100% dall'oliva, quindi tutto fantastico. Poi anche negli ingredienti dice: qual è la mia composizione? 73,9% degli ingredienti ha un potere lavante e si prende cura dei tuoi capelli, mentre il 26,1% garantisce che il prodotto sia gradevole e duraturo. E poi cosa dice qua? Il mio complesso italo-francese di oli essenziali di cipresso e bergamotto 100% biologici permette di regolare l'eccesso di sebo e di purificare il cuoio capelluto. E poi dietro, cioè ci hanno scritto un sacco di roba in questo, dice: strofinami sui capelli bagnati per vedere una bella schiuma, poi risciacquami, conservami su un portasapone o equivalente, duro più a lungo. Grazie al gasoil, alle sue saponine naturali e al mio olio di girasole, purifico efficientemente e delicatamente il cuoio capelluto senza renderlo secco. Il sebo è regolato e i capelli sono luminosi. Con le mie note acidule, fresche e boisé o boisé, ti faccio scoprire un piacere divino. Quindi, diciamo, uno si aspetta parecchio, insomma. Poi dice: con oli essenziali, per uso esterno, evitare occhio, contatto agli occhi, non usare in caso di allergia uno dei componenti, sconsigliato alle donne in gravidanza che allattano i bambini in età inferiore ai 12 anni. Questo perché a volte gli oli essenziali possono essere, come dire, irritanti, però insomma, vabbè, niente, via, proviamo. Dunque, questo shampoo ci ha lasciato un po' sorpresi, perché la Mazzuna abbiamo già provato tanti shampoo di quelli vecchio packaging, insomma quelli un po' più compatti, e tendenzialmente ci piacevano un po' tutti, anche se magari potevano essere un po' duri da utilizzare. Invece questo ci ha lasciato molto delusi. Inizialmente, in realtà è stato molto piacevole, perché a differenza di tutti gli altri shampoo, ha fatto una schiuma veramente densa, veramente compatta. A un certo punto sembrava quasi schiuma da barba, soprattutto all'inizio, dove c'erano diciamo, quei bassorilievi. Ecco, quelli alla prima passata sono andati via subito, però hanno fatto sta schiuma proprio, cioè era be cioè, proprio bella per giocarci, proprio una bella sensazione. Però non ha avuto un buon effetto pulente, i capelli rimanevano, cioè,
insomma, non li puliva tanto bene. Già dopo qualche ora si sporcavano subito. Quindi ecco tutto questo capelli grassi, purificante, eccetera, insomma. E poi questa schiuma così bella, così soddisfacente, morbida. Cioè, il risvolto è che questo shampoo è finito molto in fretta, cioè è durato meno di 2 settimane. Anche se, come spesso succede, arrivando alla fine, diciamo, dello shampoo, la schiuma viene un po' meno perché forse sono più compatti. Però se è veramente finito in fretta e alla fine della prima settimana, ma nemmeno, si è già spezzato, perché vi ricordate, era largo, ma già piuttosto poco spesso. E appena diventato un pochino meno spesso, si è spezzato. E a me quando si spezzano subito non è che mi facciano grande impressione. Quindi, boh, che dire, bella la schiuma, però bocciato perché dura pochissimo, bocciato, e forse è anche il motivo per cui c'è scritto più 25% di prodotto allo stesso prezzo, forse se ne sono accorti, perché consumandosi in fretta alla fine equivale a quegli altri, anzi forse quegli altri meglio, perché alcuni duravano anche 3 settimane. Quindi dura poco e non pulisce, quindi insomma peggio di così. Bella sensazione, diceva, scusate, piacere divino, sì, è vero, piacere divino, però vediamo il prossimo è questo Fito Shampoo Solido di Senso Naturale, costa sui 10 euro, purificante antifurfura, c'è questo packaging molto, c'è questa plastichina che sembra plastica, non plastica, forse addirittura carta, sì, si strappa nella carta. Allora, ci sono subito gli ingredienti scritti: zenzero, carbone vegetale, aloe, argilla, ma speriamo bene, argilla bianca, mandorla, tea tree, menta piperita, proteine di soia, vitamina E, B5, 500 ml. Quindi 55 grammi, purifica ed equilibra la cute grassa senza seccare le lunghezze. Ma bene, però quest'argilla e questo carbone vegetale non mi fanno ben sperare. Comunque. Poi ci sono gli ingredienti da agricoltura biologica, imballaggio in carta riciclata e pergamena alimentare, si consiglia di conservare il luogo asciutto. Evitare i contatti diretti con gli occhi, uso esterno, arricchito con estratti botanici ed oli essenziali, controllare la lista degli ingredienti prima dell'utilizzo, sempre la questione delle allergie. E anche questa è un'azienda italiana, Sant'Arcangelo di Romagna. E niente, apriamolo. Apriamolo. Qui dietro c'è scritto altre cose, forse ci sarà scritto in altre lingue, perché vediamo, non vorremmo perderci mai niente, qualcosa di importante. Ah, c'è il modo d'uso. Allora, ecco, vale per 500 ml, sono 55 grammi, ma vale come uno shampoo da 500 ml, quindi mezzo litro di shampoo, quindi parecchio. Bagna il panetto sotto l'acqua corrente, strofina direttamente sui capelli e cuoio capelluto il prodotto, oppure applica la schiuma formata, massaggia delicatamente e procedi con il risciacquo. Conservare fuori dal flusso d'acqua, oppure supporta sapone asciutto. Consiglio pratico: non sciacquare il panetto sotto il flusso d'acqua corrente a lungo, può interferire con la durata del prodotto. Certo, perché più acqua ci passa sopra, più si consuma. Ricco di sostanze attive naturali che potrebbero provocare allergie, controllare la composizione prima di utilizzare il prodotto. Funziona perché è ricco di zenzero. Ah, questo c'è un sacco di scritte. Lo zenzero stimola la microcircolazione sanguigna, cura i capelli danneggiati e accelera la loro ricrescita. Il carbone vegetale detossinante e rivitalizzante protegge dallo smog. L'aloe vera, seboregolatore, pulisce, disinfetta il cuoio capelluto e lo idrata. Olio di mandorle dolce, emolliente, lenitivo, antiossidante, riduce il prurito e dermatiti. Argilla bianca, combatte la forfora, purifica il cuoio capelluto. Olio di cocco, nutriente e districante, rinforza la chioma. Proteine di soia, ricostruente delle fibre capillari. Vitamina E, antiossidante, stimola la rigenerazione cellulare e restituisce la lucentezza e elasticità ai capelli. Olio essenziale di tea tree, antivirale, antibatterico naturale, antisettico e antimicotico. Olio essenziale
di arancio dolce, calmante e riequilibrante, dona luminosità alla chioma, olio essenziale di menta piperita, regola il pH, allevia le irritazioni, migliora la secrezione del sebo, rinfresca. Quindi insomma c'è un sacco di roba dentro e ci aspettiamo tanto come al solito. Vediamo un po'. Ah, qui c'è anche qualcosa, guarda bellino. C'è anche un usa questa rafia naturale per appendermi. Questo è un bel pensiero, perché come si diceva, ora qui non c'è, però c'è un buchino qui proprio al centro, fatto sembra con uno spillo, probabilmente basterà passarlo sotto l'acqua una volta per aprirlo un po' di più. È un bel pensiero, perché appesi non dove c'è il flusso d'acqua durano sicuramente di più, perché si asciugano prima. Sa sicuramente di menta, c'ha un sapore penetrante, c'ha un odore, però c'ha anche altri odori. E poi ci sono questi pezzettini dentro, cosa saranno? Sarà l'argilla? No, sembrano sempre pezzi di sapone, ma diversi. E quindi, ma in effetti così al tatto sembra scioglievole. E in effetti mi incuriosisce, perché è un po' molto particolare, quindi via, andiamolo a provare. Allora, questo shampoo è durato meno di 2 settimane. Prima di una settimana si era già rotto, cioè si è consumato veramente in fretta, via. Ha fatto una buona schiuma, insomma si è sciolto abbastanza in fretta, facendo una buona schiuma abbastanza pulente. I capelli sono durati abbastanza, per cui per quello non si su quello non si discute. Bellino, perché praticamente sembrava che fosse l'unione di due shampoo, dei pezzettini, cioè dei pezzettini bianchi dentro uniti da questo shampoo più scuro, argilloso, e quindi alla fine era come lavarsi con la combinazione di due shampoo. Tutto sommato a me è piaciuto abbastanza, però è durato davvero poco, per cui insomma non mi sentirei via di consigliarlo, però insomma c'era anche la rafia per tenerlo. Passiamo al prossimo, questo andiamo in Inghilterra, Faith in Nature, scusate la pronuncia, shampoo bar, lavandera e geranium. Questo è fatto appunto in Inghilterra, però abbiamo anche l'etichetta, probabilmente perché è venduto in Italia, l'etichetta in italiano. È fatto con lavanda e geranio, costa sempre sui 10 euro. Dice: fatta a mano e vegano, il nostro shampoo solido è perfetto per chiunque desideri essere gentile col pianeta, come lo siamo con i vostri capelli, con i nostri capelli. Poiché solido è il nostro shampoo ideale per viaggiare, questo shampoo solido al profumo di lavanda e geranio avrà sui tuoi capelli un effetto nutriente e rilassante. Bah, speriamo che sui miei capelli funzioni. Le istruzioni sono sempre le solite. L'odore si sente anche da fuori. Oh oh, qui abbiamo già un problema. Questa sembra una saponetta, si è già rotta probabilmente nel viaggio, però appunto sembra proprio una saponetta. Si è scritto Faith in Nature. L'odore sembrava più penetrante prima. Comunque sì, si sente il geranio, e andiamo a provarlo. Allora, come vedete, abbiamo cambiato location perché finalmente è arrivato il caldo. Dunque, questo shampoo è durato quasi 3 settimane, diciamo sulle 3 settimane. C'è anche da dire che rispetto agli altri era 85 grammi, quindi insomma un po' più grande. Si scambiava con una saponetta normale, quindi abbiamo dovuto fare attenzione, perché noi addosso ce l'abbiamo con le saponette normali, per cui bisogna stare attenti. Dunque, all'inizio era molto coriaceo, cioè bisognava strofinare parecchio e veniva fuori non tanta schiuma. Poi piano piano che si è consumato, invece bastava poco, dava abbastanza soddisfazione, veniva fuori abbastanza schiuma. Aveva anche più odore, questo odore di geranio si sentiva di più rispetto all'inizio.
Però ecco, come potere lavante non mi è sembrato, cioè non mi è neanche sembrato che non lavasse, mi è sembrato che lavasse, ma magari non purificasse come altri. Per cui insomma direi senza infamia e senza lode, via, insomma, è stato comunque, non è stato uno di quelli che non sono neanche riuscito a finire, via. Quindi questo era Fate in Nature. E passiamo al prossimo. Questo è di Allegro Natura Minimal Green Cosmetics Solid Organic Shampoo Daily Use Papaya Pantenolio Olio di Mandorle. È di Allegro Nature, che è un'azienda di Torino. Vediamo un po'. Ah, sono 75 grammi, quindi diciamo un po' di più di quelli piccini da 50. Questo shampoo solido bio delicato, quindi chissà se andrà bene per i miei capelli, adatto ai lavaggi frequenti a tutti i tipi di capelli e di cute, anche quelli sensibili. L'olio di crusca di riso dona lucentezza al capello senza appesantirlo. L'olio di mandorle bio è nutriente e addolcente, mentre l'olio di cocco bio è un ottimo rigenerante per i capelli danneggiati. L'estratto di papaya bio, è tutto bio, rinforza il capello nutrendolo in profondità. Distribuisci sui capelli bagnati, massaggio risciacqua. Tenere lontano da fonti di umidità e acqua, quello ormai si sa. C'è anche scritto in inglese. Ma dunque, mi sembra ci sia parecchio olio in questo shampoo. Speriamo che i miei capelli li lavi. Vediamo un po'. Ah, bellino. È tondo, grigino, sul grigio azzurrino. E è già abbastanza untino così al tatto, sicché penso si sfarrà abbastanza. Ha un odore tenue. Questo si sfa veramente anche senza acqua, quindi andiamo a provarlo e vediamo. Allora, l'abbiamo provato, è durato circa 2 settimane, forse un po' di più. Proprio come era, sembrava parecchio untuoso al tatto, in effetti era parecchio untuoso, faceva una schiuma. Faceva abbastanza schiuma, soprattutto dopo un po', questo mi sembra ci sia voluto un po' per farla venire, però poi veniva, però era questa schiuma appunto un po' untuosa, cioè come dire, un po' oliosa, per cui c'era, ma non una bella schiuma, una schiuma un po' untuosa. Però devo dire che lavare lavava abbastanza, non tra i miei preferiti, ecco. In effetti era per capelli, insomma, uno shampoo delicato, adatto a lavaggi frequenti, insomma, probabilmente per me mi ci vuole qualcosa di un po' più aggressivo. E questo, passiamo a questo, shampoo solido, capelli grassi di Stai Bene Cosmetica. Eccolo qua. Questo shampoo solido è costato 10 euro, sono 85 grammi, per cui abbastanza, in effetti, cioè, di un certo peso. Vediamo cosa dice. Capelli grassi. Lo shampoo solido è un trattamento lavante non aggressivo per capelli e cuoio capelluto. Si presenta come un panetto compatto ed è a base di una miscela di oli, burri vegetali, estratti botanici di etera e di eucalipto. Olio essenziale di eucalipto, tea tree e limone. Quindi sicuramente ecco, con proprietà purificanti e sebo-normalizzanti, ideale per il lavaggio dei capelli grassi. Questo. Cioè, effettivamente, modo d'uso: massaggiando con cura la cute e il fusto della pelle, sciacquare, tenere, riporre il prodotto lontano dagli stagni acquosi per evitare il suo riscioglimento. Più o meno le stesse cose. Andiamo un po' a vedere come si presenta. Ah, questo è ulteriormente incartato, c'è una maggiore cura forse. Vediamo un po'. Qui non è che ci sia scritto sui ingredienti particolari, eh. Sa di teatrì, mi sembra sempre proprio di teatrì, sì. Ah, eucalipto, teatrì, cioè c'è un po' questo odore un po' penetrante, sì, che c'è l'eucalipto, ma anche il teatrì. Beh, questo sta anche in piedi, è bello spesso, sicché penso non si spezzerà tanto facilmente, è un bel panetto. Anche questo sembra si scioglierà abbastanza.
c'è già un po' sbriciolato, andiamo a vedere come funziona. Allora, questo shampoo ci ha lasciato molto, molto soddisfatti, è durato tranquillamente 4 settimane, con un po' d'attenzione, ma neanche tanta, per cui diciamo si annovera tra gli shampoo solidi che durano di più. In effetti pesava 85 grammi, fa una buona schiuma, non ha un odore particolare, come già si era sentito, un pochino si sente magari il tea tree, mi pare ci fosse dentro, però ecco, un odore molto neutro, però fa una buona schiuma e pulisce abbastanza, sì, diciamo, pulisce abbastanza, non è che renda capelli particolarmente morbidi, però il suo lo fa, per cui diciamo questo è un buono shampoo da battaglia, veramente penso che sarà tra i nostri preferiti perché dura veramente tanto, quindi questo era lo shampoo solido Stai Bene Cosmetica. Adesso passiamo a un altro, dovrebbe essere uno degli ultimi, questo è Mare, questo qui è prodotto da Bambu in Spagna e se vedete rispetto alla confezione di Stai Bene è praticamente il doppio, però il peso è 75 grammi, è costato anche questo su i 10 euro. Ci sono descrizioni piccolissime in tantissime lingue, vediamo cosa dice in italiano. Dice che è per capelli grassi, bene. È uno shampoo seborregolatore, senza siliconi e senza parabeni, okay. Formulato con 4 proteine vegetali idrolizzate, carbone attivo di bambù, ah ecco perché si chiama bambù, rosmarino e timo che rinforzano il cuoio capelluto, regolano la produzione di grassi e combattono la forfora. Utilizzare il prodotto come se fosse un sapone, inumidirlo e strofinarlo tra le mani e distribuire la schiuma generata sui capelli e sul cuoio capelluto bagnati. Strofinare con massaggi delicati e sciacquare con abbondante acqua. Ripetere la procedura. Si può anche inumidirlo e strofinarlo direttamente sul cuoio capelluto e sui capelli bagnati, sì che poi è la cosa che noi facciamo di solito. Precauzioni, evitare il contatto diretto con gli occhi, mucose e ferite aperte, in caso di contatto con gli occhi risciacquare, non ingerire, non usare in bambini sotto 3 anni, tenere lontano dalla portata dei bambini, conservare il luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, lasciare asciugare bene in un portasapone che permette il drenaggio dell'acqua nel cesso. Beh, più o meno le stesse cose che sappiamo, che abbiamo imparato a conoscere degli shampoo solidi, dunque la confezione è così cubica perché il sapone è tondeggiante, non è una sfera, è fatto strano, come se fossero tanti granellini di sabbia compattati, ha un odore fresco, sì, forse sa di timo, e questo colore... Praticamente sono granellini di colore verde scuro uniti a granellini più su bianco e poi c'è questo stampato bambù e niente, anche questo a sentirlo sembra abbastanza scioglievole. Secondo me quando uniscano diversi saponi diversi è perché magari qualcuno è più scioglievole e qualcuno magari è un po' più meno scioglievole, ma magari c'è i principi attivi, non lo so, potrebbe essere una buona idea in effetti, andiamo a provarlo. Allora, il Mare non ci è piaciuto tanto, è durato un paio di settimane, la forma è buona perché diciamo la parte ricurva uno la tiene così e poi insomma si tiene abbastanza bene, poi diciamo quando si appoggia si può appoggiare soltanto la parte ricurva e quindi tocca poco il ripiano dove uno lo ripone. Però non fa tanta schiuma, ci vuole un po' per farla venire, fa una schiumetta, non ci sembra neanche che pulisca tanto, forse perché fa la schiumetta, insomma, che insomma non ci è piaciuto tanto. Quindi riponiamo il Mare e prendiamo questo altro shampoo solido di Thea Natura, questo è Equilibrati, è sebo equilibrante con gasoil e olio di argan. Dice:
Shampoo adatto ad ogni tipo di capello, ottimo per lavaggi sfrequenti, arricchito con olio di argan ad azione lucidante, da argilla gasol ad azione sebo equilibrante. Ora speriamo bene che c'è l'argilla. Strofinare lo shampoo direttamente sui capelli bagnati, massaggiare il cuoio capelluto, risciacquare. Questi shampoo solidi sono prodotti in modo artigianale, con ingredienti e coloranti vegetali o minerali. Piccole imperfezioni nel panetto, variazioni di colore sono caratteristiche. Le profumazioni sono ottenute solo da oli essenziali puri e miscelati. Sono 55 grammi, quindi uno shampoo abbastanza piccolo. La confezione l'avevamo già vista, la scatoletta, dicevo, per gatti, però è bellina, si richiude. Vediamo un po', Buona Vita. Allora, vediamo un po'. Allora, il tatto sembra abbastanza untuoso, burroso. C'ha questo colorino molto chiaro. Non ha un grande odore. Sembra fatto da due monete, diciamo, come se fosse un ringo. E vedremo. Eccoci di ritorno. Questo shampoo Thea Natura Equilibrati è durato 2 settimane scarse, è andato via abbastanza velocemente, alla fine della prima settimana si era già spezzato, e questo contribuisce un po', diciamo, a mitigare la soddisfazione dell'esperienza, perché poi quando poi si spezza anche in più parti poi è difficile da utilizzare. E che dire, questo qui costava 8 euro per 55 grammi, sicché diciamo non troppo esoso, sicuramente fa una buona schiuma, lava bene, però appunto dura molto poco e poi non è che abbia altri particolari pregi, nel senso che non ha un particolare odore, però sinceramente a me mi pare di ricordare anche l'altro Thea Natura si era spezzato, era durato non tanto, però insomma alla fine sono anche 55 grammi e insomma l'esperienza comunque è stata abbastanza positiva via di questo qua. Passiamo ora a parentesi bio, questo è l'ultimo shampoo solido che vi facciamo vedere, anche questo sono 55 grammi ma è costato 13 euro, quindi si parla di uno shampoo diciamo più costoso. Questo questo è di una ditta di battipaglia, parentesi bio, e quindi è italiano. Dice lo shampoo solido purificante volumizzante, quindi attenzione anche volumizzante, ecco, con aloe vera, proteine della soia, carbone vegetale, mandorla, arancia e cacao, quindi insomma un sacco di roba. Dice, è indicato per capelli frassi e poi capelluto con eccesso di sebo. Grazie, grassi, non sbaglio, infatti dicevo frassi, ma che vuol dire? Con eccesso di sebo, grazie alla presenza del carbone attivo che ne regola la secrezione e mantiene i capelli puliti più a lungo. Inoltre la presenza dell'arancio dolce ha una spiccata attività astringente. La formula non risulta aggressiva, è adatta anche ad un cuoio capelluto normale, grazie alla presenza di oli e burri super nutrienti e attivi idratanti come il pantenolo, l'aloe e le proteine della soia, che svolgono un'azione lenitiva e rigenerante al tempo stesso. La forma ergonomica a mezza sfera consente di impugnare con facilità il panetto e passarlo sulla cute. Ecco, questa è un'indicazione che non si è mai trovato, però l'avevamo già in qualche modo sospettato, che questa forma a mezza sfera fosse effettivamente ergonomica, come dicono loro. Quindi gli ingredienti sono quelli che abbiamo detto, ora non sto a ridere perché sono scritti comunque è privo di siliconi, paraffine, parabeni, oli minerali, SLS, PEG, DEA, nickel test, cruelty free. Formulato con ingredienti di origine naturale, colore e consistenza possono variare dall'otto all'otto. Poi dice Sabio consiglia di massaggiare il panetto direttamente sui capelli oppure creare la schiuma tra le mani e applicare sul capelli e cuoio capelluto, quindi risciacquare. Utilizzare in combo con il balsamo solido. E poi c'è
un QR code, scopri come utilizzarlo, quindi diciamo anche una certa varietà di linea solidale di servizi. Apriamolo, ha un grande odore, è tutto nero come cioè praticamente non si vede dentro la sua scatolina, è tutto nero perché è a base di carbone vegetale, però si sente che è, diciamo, piuttosto untuoso, quindi dovrebbe sicuramente, penso, sciogliersi abbastanza bene. Ma non, cioè, ha un odore, ma non saprei di cosa. Ha un odore, ma uno di questi odori tenui come gli ultimi che abbiamo assaggiato. E quindi niente, direi di andare a provarlo. Allora, eccoci di ritorno. Questo parentesi bio è durato un paio di settimane, ma direi scarse. Non ci è piaciuto tanto perché fa una schiumetta, ma non un granché, via. Dopo poco, diciamo che si è un po' consumato, comincia a farne un po' poca, scheva. Va sparso, insomma, va utilizzato un po' di più, va stropicciato un po' di più, e poi non si è notato. Sì, lava abbastanza bene, però insomma, più che altro quando non fanno tanta schiuma è difficile anche proprio spargerli per bene, quindi alla fine è un'esperienza un po' più faticosa, un po' meno soddisfacente. La forma, come sarà detto, però è appunto ergonomica davvero. Poi la mezza sfera comunque si è già visto che ha una buona forma, perché uno riesce a appoggiarlo soltanto in un punto e quindi dovrebbe consumarsi meno, ma in realtà questo si è consumato abbastanza in fretta, però non si è spezzato perché appunto questa forma mezza sfera c'ha questo benefit qui. E questo era il nostro ultimo shampoo solido, quell'ultimo che vi presentiamo. E quindi, facendo un po' un riepilogo, ora diciamo più che riepilogo, più che andare diciamo a dirvi quale ci è piaciuto di più, quale ci è piaciuto di meno, perché tanto alla fine si vede nei singoli video, diciamo ci è sembrato a questa, perché noi abbiamo già fatto un video, rispetto all'altro video, questi saponi solidi, questi shampoo solidi che abbiamo preso questa volta, ci sono sembrati mediamente migliori, diciamo, mediamente più utilizzabili, via, più soddisfacenti, diciamo, facevano più schiuma, eccetera, anche perché forse mediamente costavano un po' di più rispetto a quelli che abbiamo preso nel video scorso. Però anche qui, come avete visto, ci sono stati shampoo solidi parecchio buoni che magari facevano tanta schiuma o comunque avevano una buona durata, e shampoo un pochino meno buoni, comunque diciamo la durata si attesta sempre più o meno lì sulle 2 settimane, poi chiaramente arrivano a 3 magari quelli che sono un pochino di più come anche peso iniziale, però più o meno la durata è quella. Mentre invece cambia magari sia quanto lavano, sia proprio la schiuma che fanno, e quindi anche la facilità di utilizzo. Shampoo rispetto allo scorso video, shampoo che proprio non si riesce a utilizzare perché uno deve stare lì un monte che non viene la schiuma, questa volta non si sono trovati. Magari quelli con l'argilla sono un pochino più neri, sono un pochino peggio, però in realtà, come avete visto, tanti che avevano l'argilla tra gli ingredienti si sono usati abbastanza bene. Diciamo che non si è trovato una grande correlazione tra l'aumento di prezzo e la bontà dello shampoo, anzi, come potete vedere dall'altro video, quello che abbiamo fatto precedentemente, shampoo come quelli della saponaria, che magari hanno un costo ridotto, funzionano comunque molto bene, fanno tanta schiuma, magari durano, bisogna stare un po' attenti a farli durare un po', a lasciarli un po' all'asciutto, perché altrimenti durano poco. Comunque insomma, l'esperienza degli shampoo solidi tutto sommato è positiva. A questo giro, insomma, in questi qui che abbiamo fatto vedere, ce ne sono tanti che ci sono piaciuti, per cui insomma, vabbè, per
per le singole impressioni guardate, se siete venuti a vedere soltanto la fine del video andate a rivederlo dall'inizio, se l'avete già visto lo sapete già quali ci sono piaciuti di più o di meno. Volevo fare un attimo un post videum sul balsamo solido. Non faremo un video sui balsami solidi perché io ne utilizzo davvero poco e quindi diciamo ci vorrebbe un sacco di tempo per poi ne mettano continuamente in produzione di nuovi, che insomma non sarebbe un video pratico da fare, però volevo farvi sapere che ne ho provato uno e che diciamo ci sono pro e contro, cioè i pro sono quelli legati a tutta il sapone solido, c'è anche il balsamo solido, va bene, però i contro sono che secondo me, almeno per il mio tipo di capello che non vuole un balsamo diciamo sparso per tutta la lunghezza del capello, perché cioè i capelli appunto grassi, ma io me lo metto soltanto sulle punte, il balsamo solido non è tanto pratico perché essendo una consistenza appunto solida ma più sull'unto, più sull'oleoso, perché il balsamo è più tipo burro, no? Allora magari a stropicciarlo tra le mani non rimane, va proprio passato sui capelli, però passandolo sui capelli rimane, ma spesso ne rimane troppo perché magari appunto trova la consistenza del capello, fa attrito e ne rimane spesso troppo, e a quel punto, almeno per me che non ho il capello secco, a quel punto è troppo. Quindi diciamo, a parte che mi è durato un panetto tipo 3 mesi, ma perché io lo utilizzo soltanto un pochino sulle punte, a parte appunto il fatto che secondo me hanno una buona durata, però non è tanto, non mi sono trovata tanto bene via a utilizzarlo rispetto magari a un balsamo che è già appunto in tubetto, già il flacone, già liquido, che allora uno se ne prende quanto ne vuole, se lo spalma, se lo mette per benino. Comunque chiaramente c'ha tutti i pro dei saponi, dei cosmetici solidi, anzi tra poco penso che proverò anche una maschera per il viso solida, magari vi farò sapere. Comunque se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, guardate gli altri nostri video se non l'avete visto, anche il primo che abbiamo fatto sugli shampoo solidi, spero che questo sia l'ultimo video di confronto sugli shampoo solidi perché insomma è anche un po' è anche un po' diciamo stancante, e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Alla prossima, ciao.